Yuki e tutti duellanti ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui tornati con un opening sempre esotica, un po' di robo CG. E per festeggiare il fatto che il mese prossimo esce Animation Chronicle 2023. Adesso ci andiamo a spacchettare il 2021 e prossimamente il 2022. Ovviamente, ragazzi, però, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Junkstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Trovate il link del loro store e il mio codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force of Wheel e Digimon, trovate il link del mio Instagram. Qua sotto in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Ritiro più o meno tutto. Anche la palta. L'importante è che nel mezzo ci sia qualche cartina carina. Allora, andiamo un attimo a vedere quali sono le carte migliori che possiamo trovare all'interno di questo prodotto. Allora, abbiamo cazzo Drago alivetano con le scritte astrali. Che non sarebbe assolutamente male, anzi, mi gusterebbe un botto, sbustarlo. Poi forza, collector non sta neanche poco. Poi Kuribabilon E vabbè le altre collector Il resto è tutta merda Però è il senso Uscisse il Drago di Vietano, Tanto male non è Detto questo ragazzi Andiamo subito a spacchettare All'interno di questo set Possiamo trovare carte utilizzate da Yugi Muto Yugi Gasly Cramp Aster Phoenix Zane Cyrus Alexis Frost Sky. Vabbè un sacco di personaggi anime In più abbiamo anche supporti Inister Roid Appliancer Chipper Destiny Hero Ice Barrier Kuribo Numero C Numero C39 Pinguino, Speedroid utopia, utopia, caos. In più introduce l'archetipo Stealth Kragen. Il problema è che noi tutta sta roba l'avevamo già vista in Brawl. Ma vabbè. Sti cazzi andiamo a spacchettare comunque. Allora, vediamo effettivamente in che rarità sono le carte. Perché questo non me lo sono spoilerato e vorrei vederlo insieme a voi. Comunque, ragazzi, considerate che questi box non costano troppo. E se volete provare a sbustare roba giapponese, trovate questi prodotti su Amazon Japan. Incredibile! Esiste anche la versione OCG, non solo quella nostra. Allora andiamo a vedere. Comunque, ragazzi, vi prometto che Animation Chronicle 2022 avrà carte un pochino più carine. E ho visto qualcosina del 2023. C'è roba da prendere il pisello e sbatterlo sopra la scrivania. Poi vi farò vedere. Allora, vediamo quanti pacchi abbiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pacca. Bene. E speriamo di sbustare qualcosa di interessante. Allora, se non sbaglio, poi qua dentro ci dovrebbero essere anche le collector. Poi, vabbè, andremo a vedere. E speriamo in un trick anche decente. Che la folla sia per ultima, almeno così non devo girare. Allora abbiamo carta uscita in Brawl. Carta uscita in Brawl. Eh, Scatola di giocattoli. Questa forse non è ancora uscita da noi. Fatemelo sapere ragazzi. E poi abbiamo... Ah, ehm, parata di giocattoli. Che usciva in Brawl. E eh, carina con la foilatura dell'altra volta. Comunque mi fa molto ridere che in Giappone le carte le fanno in sei rarità differenti. Cioè, considerate che le carte che dovremmo trovare super, se non sbaglio, esistono anche in versione ultra e in versione collector. Quindi non so se è un modo per fartele collezionale o un modo per mettertela nel culo. È particolare come cosa. Carta Kraken, questa non l'ho mai vista. Un Kuribu che usciva da Brawl, molto bellino, common. Poi carta P Arcidemone. E poi abbiamo Ling Kuribu. No, è... no, è uguale all'altra la follatura Comunque carino, ci starebbe che la portassero pure da noi questa rarità. È easy, tranquilla, fa il suo. E è bellina. Adesso non dico che debba essere la rarità top di gamma, che costa un bot. Però senso un set con 6 cartine qua mono pair, per ogni per ogni pacco ci stanno anche fermi un attimo ragazzi se volete supportare questo canale vi ricordo che vi basta solamente iscrivervi mettere mi piace e commentare a voi questa cosa non cambia niente ma a me dà un supporto enorme in quanto mi permette di far arrivare questi video a tutta la community inoltre l'obiettivo per fin anno è 5k so che sembra difficilissimo ma se mi supportate ce la possiamo fare grazie mille ovviamente a chi lo farà allora andiamo col prossimo abbiamo oh vedo un altro futuro e vediamo cosa ci propone. Abbiamo, boh, questo l'ho già visto. Forse in Brawl. Questa usciva gold da MG. Vabbè, l'ultima gold che è uscita. Porto Kraken e Cartaroid. Eh, Brutta come la fame. Vabbè, ah, Cyrus giocava un mazzo brutto come la fame. Allora andiamo avanti. Dai, speriamo di trovare qualcosa di bellino perché adesso. Cioè, per adesso, a parte questo pinguino di merda, non è che ci abbia dato grosse robe. Altro supporto pinguino. Un cavallo. Un, cu un altro curibo. E per concludere abbiamo un'ustra che è vergognosa: che è sto cazzo di pendolo di merda. Dai, ragazzi, ve lo faccio vedere, ma voglio allontanarlo assolutamente subito dalla mia vista. No, ragazzi, è veramente vergognoso. Dai. Su, tiriamo fuori qualcosa di più bellino Perché, allora, vi faccio vedere, eh. Carta probabilmente Arcidemone Questo cavallo Isolde, molto bellina E già abbiamo migliorato la situazione Poi abbiamo la carta magia di Kuribi. E come ultimate No, questa non è l'ultimate, è la Collector E come Collector supporto di Te dirò Poteva andarci peggio? Poteva essere lei la Collector? Assolutamente sì Quindi facciamocela andare bene Dai, vabbè, scherzi a parte Non è brutta e ci sta la rarità collector così Molto più bellina della nostra Cazzo L'ultima collector che ho sbustato è stato L'Heldlich Con artwork alternativo E cazzo quella, quella ragazzi era una bella carta Comunque che si fosse perso quello spacchettamento Lo trova sul canale Comunque ragazzi Queste carte Anche se sbusti male Non si spe... Cioè non si sbeccano Cioè le nostre si rovinano solo a guardarle Ma dai che stiamo a parlare Cioè le ultime te da OTS Quelle Ci soffi sopra Le hai già danneggiate Uh, Bellina è la Curie Babylon Dai bellino Super Ci sta E le Super possono uscire anche Ultra E anche Collector Quindi questa Collector non mi dispiaceva. Allora, andiamo col prossimo. Comunque, vabbè ragazzi, considerando l'ultimo spacchettamento non posso sperare di scurare anche a sto giro. Eh. Anche se effettivamente qua non so cosa costa e cosa no. Cioè, la Collector so che costa di più, ma non so quale Collector costi di più e quali costi di meno. Allora, un altro Kuribo molto bellino. Poi abbiamo Carta Ninja e Carta AI. Vabbè, eh... Senza infame, senza lode. Dai, abbiamo altri. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto pacchetti. Un'altra collector. Come si può anche dare. Abbiamo parata dei giocattoli. Mostro roid. Carta AI. ZW. E ha il Curibo con i brillantini. Ok. Comunque, ragazzi, History Archive Collection. Paragonato a questo, era un signor set. Eh. E io che pensavo fosse un set del cazzo. Qua dentro non c'è veramente niente. Di Decente, andiamo a vedere. Questo, eh, questo c'è una bella storia perché il signor Nicolas ne ha comprati 50 e ha perso un sacco di soldi. Allora, abbiamo supporto. Kraken, allora abbiamo, oh, uh, ho visto una carta del mazzo delle lavatrici, incredibile, top mazzo del meta. Abbiamo il cane ventilatore, poi abbiamo qualcosa che non conosco. Ok. Uh, Usciva da Brawl. Funziona con i bestia Alata. i bestia, mi sembra. E numero 34 Ultra. Dai, carino, carino, carino. Ci sta. Molto meglio di quella di prima. Ma ci sta. Non, ovviamente, la top card. Però, mh, abbastanza. Bellina, dai Bella, carina, sono contento Allora Andiamo con gli ultimi 5 pack Allora Vediamo, vediamo, vediamo Perché effettivamente si escono solo due ultra Una super e una collector È un po' un box scam del merda, eh Allora, dai Due curibi E un'altra ultra Un'altra utopia Dai, allora tutto è meglio di questo coso qua. il senso. Abbiamo beccato l'utopia. Ci sta. È ultra. Ci sta. Però non sento quel friccicorio alle palle che dice. Cazzo. Cazzo questa è proprio una bella carta. Allora, allora. Apriamo. Abbiamo. Altra carta che usciva in Battle of Legend. Questo pinguino che da noi esiste super da OT. Se non ricordo male. Questo non so cosa sia. Carta supporto pinguino. Ho visto una cosa che brilla. No, non è una collector. Infatti. È Yui o Yumi. Una roba del genere. Ragazzi per ride io spero che questo ci sia collector solo per sbustarlo. Allora, ho visto una foil interessante. È un Xyz. Probabilmente sarà supporto Kraken di merda. Allora, abbiamo carta da Brawl, carta di casa dei giocattoli e super, ovviamente, numero 4, il Kraken, che se non ricordo male da noi è salito di prezzo. Allora, andiamo col penultimo pack. Ormai non credo ci sia più un'altra collector, penso sia. Mono, e vediamo effettivamente se riusciamo a far uscire qualcosa. Allora, abbiamo carta ninja, carta bo, abbiamo curibo, l'inguribo e cazzo un altro, un altro supporto per i pinguini foil. Allora, andiamo con l'ultima. Speriamo di trovare, no, do dovrebbe essere una roba normale. Tipo queste, spoiler. Dai uno. Due, tre, un'altra risolta carina. E scala dei giocattoli eh, che brilluccica. E niente. E va bene, ragazzi, lo spacchettamento non è che sia stata una cosa incredibile. È andato un po' a me. Sarebbe stato bellino trovare il livetano. Però capisco anche che una starlight astrale non è la cosa più semplice da sbustare. Comunque, di forza collector ce la siamo portate a casa. Speravo nel Curibability, perché era un pochino più carino, ma vabbè. È andata così. Vi rinnovo, ovviamente, l'invito a iscrivervi a questo canale perché diciamo prossimamente andremo ad aprire qualche altro prodottino giapponese. E, ovviamente, non solo. Detto questo, ragazzi, state mesi. E noi ci vediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.